banditi a Orgosolo, Marras. Per fortuna ci sono degli eventi di moda anche qui al Maxxi, briganti eleganti, un'idea di Guglielmo Madiotto e di Stefano Dominella, e in questa ala del Maxxi c'è questa mostra molto appunto intrigante. Perché? Perché c'è tutto l'excursus della moda maschile ai tempi dei briganti, perché i briganti si volevano distinguere dal popolino, e poi sono stati anche gli eroi negativi. I miei briganti eleganti sono quelli di ieri, ma sono soprattutto quelli che incontriamo per strada tutti i giorni. Ne vediamo una quantità, con catene, con tute, con giubbotti, con abiti di stilisti famosi, ma anche con una moda fatta da soli, così come da soli facevano la moda i nostri briganti. Ma sono anche dei briganti che rappresentano, come dire, qualcosa che non va nella nostra società? È un riferimento? Beh, le mie intenzioni, c'è proprio un parallelismo con quello che accade oggi nel mondo, non solo nella nostra società. E quali sono questi briganti negativi? I briganti negativi sono chi fa la guerra, per esempio. Sono certi capi di Stato che altro che briganti. Sono i dittatori in genere. E i giovani sono i nuovi briganti? I giovani magari fossero briganti. I ragazzi oggi sono parte di tribù, gli piace essere in gruppo e hanno questa visione molto libera di saccheggiare tutto ciò che è passato rappresentato nel nostro costume. In particolare abbiamo visto una tua, diciamo, allestimento e una tua scelta stilistica nella mostra Briganti Eleganti. Perché siamo ribelli, briganti ribelli, ribelli di ieri, ribelli di oggi e ribelli di un mondo distopico, di quello che ha da venire. Che cosa ha detto il presidente del Maxxi attuale? Qual è stata la sua reazione? Felice è stato lui ad accoglierci, lui, Giuli è stato lungimirante, che ha capito che era una cosa importante, vera, bella. E dai costumi diciamo storici si passa poi alla moda ispirata evidentemente a quel periodo, come quello di Antonio Marras, e questo invece della Modateca De Anna. È che il Maxxi in questo è straordinario, perché riesce a mischiare varie tendenze, ma tutte legate con un unico fil rouge: l'arte. E la moda è arte.